Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un fumettista, diciamo fumettista, abbiamo Simone. A questo punto tutti ti hanno chiesto sicuramente di raccontare chi è Simone, ma invece noi ti chiediamo una domanda un po' diversa, forse. Se dovessi disegnare Simone, come lo disegneresti e che con tecnica disegneresti Simone? E se ha qualche superpotere? Caspita, questa è una domanda che non mi è mai stata fatta. L'ultima intervista mi è stato chiesto di raccontare un Simone che gli altri non conoscono, cioè una sorta di analisi quasi, no? Della mia persona. In questo caso sarebbe assolutamente una cosa analoga, nel senso che disegnarsi comunque metterebbe assolutamente in chiaro dei concetti magari che non riesco ad esprimere con le parole, quindi effettivamente non ho mai pensato a come sarei se fossi un fumetto. Il superpotere, su questa cosa ci abbiamo riflettuto con amici tante e tante di quelle volte che, insomma, è complicato pensare ad un superpotere e soprattutto riuscire ad integrarlo con la tua vita. Nel senso, se dovessi avere l'invisibilità, effettivamente, cosa ci farei? Un superpotere che vorrei avere è quello di avere l'idea chiara delle cose, nel senso che noi spesso siamo circondati da, intanto non so se sentite, vivo in una città. Quindi probabilmente ti arrivano anche i suoni del caos in questo momento, spero di no. No, dicevo, il superpotere potrebbe essere quello appunto dell'avere un'idea chiara delle cose nel senso stretto del termine, cioè se io iniziassi un lavoro, vorrei sapere a cosa mi porterà, quasi certamente. E se quindi è una cosa che può servirmi, ma un lavoro come una qualunque decisione della mia vita, ecco, avere un concetto ben deciso di quello che potrebbero essere le mie azioni future, questo potrebbe essere tutto sommato un superpotere tirato per i capelli. La tecnica con cui mi disegnerei, beh, se mi disegnassi sarei sicuramente estremamente stilizzato. In stile cartunesco, persone, spalle larghe, gambe piccole, insomma, molto, molto divertente. In questo senso, la tecnica, probabilmente il digitale, questo sì. E allora, intanto, quando nasce l'idea di intraprendere il mondo del fumetto? Allora, a livello professionale, cioè nel senso che hanno iniziato a pagarmi effettivamente per fare quello che faccio, è cominciato tutto circa nel 2013, quando iniziai a lavorare per Real Life, che era una serie, che non ebbe grandissima fortuna, devo dire, però era comunque prodotta dalla Disney. Almeno non ebbe tantissima fortuna qui in Italia, perché comunque in Francia all'estero ebbe una risonanza sicuramente maggiore. Quindi dal 2013 sono adesso saranno 10 anni tondi tondi. Però la passione e comunque l'interesse a questo tipo di linguaggio e di narrazione ce l'ho da quando ho memoria, proprio da quando sono piccolissimo. Illustrazione, segnare. Da passare da fantasma del fumetto, Ghost, ad avere il contratto con la Disney, qual è stato il momento più emozionante? Iniziare a fare la collaborazione in quel momento che ti era stata chiesta oppure avere la lettera con il topolino disegnato? Beh, tu fai riferimento sicuramente ad altre interviste che mi sono state fatte dove sì, Sì. prendo
ad esempio questa, cioè questo è il momento in cui effettivamente ho ben marcato nel mio cervello che effettivamente avrei potuto guadagnare facendo quello che facevo. Quando mi è arrivata la lettera da Disney Italia, che era fondamentalmente la firma del contratto, quindi tutte cose burocratiche. Però la particolarità è che in alto a destra c'era Topolino e quindi questa cosa ti dà sicuramente un'emozione che non ti aspetti perché è quella cosa alla quale ambisci da quando sei piccolino. Se vuoi fare questo mestiere, le ambizioni sono o diventare autore di un tuo fumetto e quindi pubblicare e stampare tecnicamente il tuo fumetto oppure entrare nelle grandi case editrici quali sono state per me la Disney, la Marvel, la DC Comics, la Soleil per la Francia. Insomma, devo dire che non me le sono fatte mancare le soddisfazioni, però spero che sia tutto ancora in totale ascesa, ecco, che la parabola scenda il meno possibile. Semmai ci sarà una discesa, la affrontiamo anche quella. Tu sei un libro professionista, quindi spazi da una casa editrice all'altra a seconda della situazione. Ma il momento più stressante, il momento in cui c'hai il testo già scritto, che già c'è tutto comunque ben organizzato, oppure è il foglio bianco che ti si presenta davanti e c'hai poche indicazioni da poter fare quella tavola? Allora, il momento stressante in realtà è quando ho delle consegne molto molto strette, quindi quando mi ritrovo a ridosso di una consegna e magari parallelamente perché essendo un libero professionista non ho dei vincoli con le case editrici, nel senso che posso permettermi di trovare anche dei lavori paralleli, sempre nell'ambito del fumetto, perché ormai di questo mi occupo e dell'illustrazione. Però il momento più impegnativo, sì, è esattamente quello in cui arriva la sceneggiatura e ho magari un volume da disegnare come sto facendo adesso, con un nuovo volume western fantasy, una cosa che non ho mai disegnato in vita mia, cioè il western miscelato al fantasy. E la sceneggiatura che mi è arrivata è una sceneggiatura bellissima. Ma allo stesso tempo è un bisonte da domare perché dovrò disegnare delle cose che non avevo mai fatto finora. Per esempio, c'è una vignetta dove dovrò disegnare una tavola, dove dovrò disegnare un grande sito ferroviario in costruzione, ambientato nel 1860. Dove ci sono un sacco di elementi, ma soprattutto ci sono dei vagoni in stile steampunk, una cosa molto, molto astrusa a livello tecnico da disegnare e a livello soprattutto di riferimenti da cercare, perché noi non inventiamo niente, noi siamo degli esecutori e quindi dobbiamo attingere dalla realtà. Quello è un momento complicato perché però è anche quello più stimolante, quello dello stimolare la tua creatività. Quanto può essere utile la libertà creativa nella realizzazione di una tavola? Allora, dipende che si intende per libertà creativa, perché se intendi che lo sceneggiatore ti lascia spazio per tutto quello che vuoi, cioè possono scriverti delle sceneggiature molto semplici. Vignetta 1, Batman combatte con Joker. Vignetta 2, Joker risponde a Batman con una frase d'impatto e la frase è sei un cretino. Vignetta 3, ok, là ci sono poche indicazioni, cioè ti danno soltanto la suggestione di quello che dovrà essere la scena e poi sarai tu il regista letteralmente a tirare fuori il tutto. Con me funziona con me, con le sceneggiature che mi sono arrivate, devo dire che è quasi sempre andata così. Nel senso, l'indicazione che mi viene posta non è mai un'indicazione molto serrata,
Sì, al massimo mi chiedono di fare una bella immagine di un profilo, un primo piano. Questo sì, a livello tecnico ti vengono date le indicazioni, però a livello pratico io sono abbastanza libero, sono sempre stato abbastanza libero, devo dire, e fortunatamente perché conosco disegnatori che invece non hanno quasi mai avuto questa libertà totale nell'esecuzione di una tavola. Quindi lo storytelling per me è importante tanto quanto il bel disegno. Noi siamo, oltre che televisione, siamo anche radio. A questo punto ti porrei una domanda un pochettino, un po' inerente al nostro settore. Quanto disegni, è presente la musica e soprattutto che musica ascolti quando in cui, se lavori, quando lavori, la utilizzi? Allora, quando disegno, quanto disegno? Non ho Quando capito. disegni? Quando disegni? Quando stai lavorando su delle tavole? Oh. La musica è necessaria, è indispensabile in quello che faccio perché mi accompagna, è un sottofondo che mi serve a concentrarmi, a rilassarmi, perché se non sono rilassato non riesco a lavorare, non riesco a concentrarmi. Il tipo di musica che ascolto sono un onnivoro, cioè ascolto dalle canzoni dei cartoni animati della mia infanzia a Vangelis, dai Pink Floyd a De Gregori, insomma, non ho un genere al quale sono particolarmente legato o comunque al quale sono vincolato quando ascolto musica. Una cosa che faccio quando leggo le sceneggiature, preferisco ascoltare della musica che non sia con le parole, perché altrimenti mi confondo, quindi soltanto tracce strumentali, ecco, in quel caso, soltanto. Poi la musica è assolutamente indispensabile per quanto riguarda il nostro mestiere di disegnatori, di creativi. No, non conosco persone che non ascoltano musica mentre producono delle illustrazioni o dei lavori. E Grafici. quanto è importante il rapporto diretto con il colorista per alla fine di un lavoro che possa essere un'opera che sia gradevole al vista, ma soprattutto tecnicamente perfetto. Allora, il rapporto col colorista dovrebbe essere indispensabile. Diciamo che il colorista integra il lavoro del colorista e del disegnatore, sono due figure che si integrano, che si dovrebbero integrare perfettamente. Dico dovrebbero perché purtroppo a volte per problemi di tempistiche non si ha questo rapporto diretto col colorista. E quindi non riesce lui ad interpretare magari quello che erano delle mie idee, o io non sono stato in grado a fargli capire certe cose, semplicemente col tratto, semplicemente con delle indicazioni di bianchi e neri. E quindi a volte può succedere anche che le due parti, se non si parlano, viene fuori un miscuglio non gradevole agli occhi. Mi è successo di lavorare con coloristi che non avevano assolutamente capito che tipo di disegno volessi fare o comunque che tipo di atmosfera volessi dare alla pagina e sono venute fuori delle cose delle quali non sono molto soddisfatto. Però, insomma, sarebbe importantissimo la comunicazione tra le due figure. C'è qualche artista contemporaneo oppure del passato che ti sei ispirato e comunque ti ha fatto anche crescere artisticamente? Allora, artisti ai quali mi sono ispirato ce ne sono tantissimi. Uno su tutti è stato Jim Lee inizialmente, oppure Akira Toriyama, per esempio, di Dragon Ball. Quindi
Quindi due realtà molto differenti, una un estremismo americano, l'altra che è chiaramente tutto ciò che avesse a che fare col mondo del manga e degli anime. Però tendo a non focalizzarmi solo su un artista, perché sono convinto che se mi dovessi focalizzare solo su un disegnatore, non farei altro che diventare la copia sbiadita di quel disegnatore, o comunque, insomma, non avrei poca personalità. Quello che cerco di fare è attingere da più realtà grafiche e cercare di prendere quello che più mi interessa e rielaborarlo a modo mio. Quindi in realtà mi guardo bene intorno. La crescita artistica nasce nel momento in cui osi, nel momento in cui sperimenti, nel momento in cui sbagli, insomma, con l'esperienza c'è poco da fare. Appunto, hai lavorato nel mondo americano del fumetto americano, nel mondo francese, e perché in Italia ancora ci sta una difficoltà? Il fumetto è un pochettino limitato, o comunque i giovani artisti italiani lavorano per l'estero, ma poi fanno fatica ad ingranare nel mondo italiano. Allora, per quanto mi riguarda, ti posso dire che è una questione prevalentemente economica. Io non ho mai provato a propormi nel mercato italiano, se non quando lavorai per Disney, per Star Wars, edito appunto da Disney, prodotto dalla Disney Italia, con i quali. E mi interfacciai con Disney Italia soltanto in quell'occasione, anche con Real Life in realtà mi interfacciai con Disney Italia. Però per tutto il resto della mia carriera, a parte che era quello il mio obiettivo, lavorare per l'estero, lavorare per l'America, lavorare per la Marvel, per la DC Comics, però pagano di più, c'è poco da aggiungere, pagano sicuramente di più e i prodotti che vengono fatti all'estero, a me interessano di più in quel senso. Ecco, non mi vedrei mai disegnatore per Bonelli, ma semplicemente perché non sono mai stato un grande appassionato di quel genere di narrazione e di stile grafico, quindi sarei anche un pesce fuor d'acqua. Non lo so perché gli altri magari hanno difficoltà. Io non ho avuto difficoltà, nel senso che non mi ci sono mai approcciato, quindi è un problema che non mi si è mai posto, ecco. E invece hai citato Star Wars. Qual è stata la sensazione e le emozioni quando in cui hai iniziato a lavorare per prendere un'opera che ormai nella storia Star Wars e disegnare quelle tavole? Qual è la sensazione, quale emozione è stata e quello che hai provato poi alla fine nel vedere il risultato finale? Allora, Star Wars è stata sicuramente un'emozione intensa perché è stato effettivamente il primo lavoro che ho fatto che prevedeva un brand estremamente conosciuto, cioè estremamente famoso in tutto il mondo. Quando ho lavorato per Disney Real Life, sì, lavoravo per Disney, però era un prodotto che ancora non era, insomma, non era stato assorbito dal grande pubblico. Per quanto riguarda Star Wars, invece, c'era sicuramente una forte aspettativa, anche perché io sono entrato nel team, ho disegnato i layout, devo dire, di Star Wars, dell'episodio 7, nel momento in cui il film era ancora in progettazione, stava per uscire il film. Quindi è stata una difficoltà estrema, cioè riuscire a restituire lo stesso sapore che la Lucas avrebbe dato al cinema, però senza aver mai visto il film. Quindi è stato un doppio carpiato salto mortale in questo caso, anche perché gli episodi precedenti sono stati disegnati da altri autori che però avevano i riferimenti, cioè avevano i film e hanno fatto, non dico frame by frame, ma quasi.
del prodotto. Io invece, insieme a tutto il team, quindi insieme all'editore, ai coloristi e a tutti quanti, abbiamo dovuto cercare di interpretare la sceneggiatura. E quindi abbiamo dovuto cercare di interpretare il carattere dei personaggi, perché non è soltanto le inquadrature, ma è come si muove Ray, come si muove il robottino rotondo arancione di cui adesso non ricordo il nome, Kylo Ren, che tipo di carattere ha? E sono cose che capirai soltanto nel momento in cui vedrai gli attori recitare al cinema. Noi gli attori non li avevamo, avevamo soltanto le pubblicità, i teaser che venivano fuori ogni tanto e ci basavamo su quelli. Quindi è stato difficile, ma allo stesso tempo estremamente gratificante, questo sì. Le cover dei fumetti a volte escono prima della realizzazione di un'opera e a volte non sono perfettamente in sincro con il fumetto stesso, perché a volte sono leggermente diverse probabilmente. Sì, dipende intanto dalle produzioni, dalle grosse produzioni, dalle produzioni di quantità. Con Harley Quinn, per esempio, per la quale ho lavorato, le copertine sono uscite molto prima che venisse disegnato il fumetto. E quindi i caratteri all'interno della... Allora, nella copertina non ti danno un'idea totale di quello che sarà il fumetto che andrai a leggere. Ci sarà soltanto una citazione o comunque, insomma, non, degli spunti per poi riallacciarsi alla storia effettiva. Però sì, è molto facile che entrambe le cose non siano fatte contemporaneamente. Spesso succede così. E quindi io di conseguenza non ho mai disegnato una copertina per un fumetto americano o sì, americano. Per quello francese invece sì, perché era un lavoro che comunque sarebbe uscito alla fine del mio percorso, insomma, sarebbe uscito con i miei tempi, tra virgolette. Non c'erano necessità di tempistiche estremamente strette e ridotte, e quindi mi sono potuto permettere di fare la copertina anche io. E quanto è importante, tu i fumetti, ho capito che ne leggi pochi, o comunque vada non trai aiuto tantissimo, però ti aiuti molto dell'utilizzo dei film. Quanto è importante effettivamente la regia, lo studio della regia, perché poi il fumetto tu vai frame frame, l'hai detto, quindi quanto è importante a questo punto studiare anche vedendo i film per la regia? La regia è necessaria. Se dobbiamo raccontare una storia, dobbiamo immaginare l'inquadratura adatta a quel tipo di narrazione. Dobbiamo immaginare la fotografia, dobbiamo immaginare, perché non è soltanto il linguaggio, l'espressività dei personaggi. Si può esprimere un concetto anche con enormi spazi vuoti. Col vuoto riesci ad esprimere una miriade di concetti e quindi là non è necessario che tu ci infili il personaggio visto. Allora, la telenovelas, quindi con i primissimi piani, con le facce contrite degli attori, quella non credo che sia più il linguaggio adatto al fumetto. Adesso il linguaggio più vicino al fumetto è quello del cinema. O meglio, al contrario, il fumetto si è avvicinato molto di più al cinema. E quindi là devi attingere necessariamente a quello che hai, quindi, a quello che riesci a reperire. Quindi i film, le serie TV, i fumetti. Come hai detto tu, io non sono un grande lettore di fumetti, sinceramente, quindi attingo dal cinema, dalla TV e dalle serie. Ed è indispensabile. E passare da Star Wars americano al fumetto prodotto in Francia,
Che differenza ci passa tra l'uno e l'altro, soprattutto stilisticamente e in modo tecnicamente? Allora, stilisticamente devo dire che sono due prodotti molto differenti, perché per Star Wars ho dovuto adattare il mio stile a quello dell'inchiostratore, Igor Chimisso, che è anche l'ideatore dei characters, o meglio, sì, lui ha riadattato stilisticamente tutta la veste grafica di quelle graphic novel che abbiamo disegnato insieme. Quindi io ho dovuto cercare di disegnare i personaggi in modo che lui potesse poi intervenire senza fare grossi cambiamenti, ecco. Per quanto riguarda invece il lavoro francese, ho avuto totale libertà di movimento a livello grafico, di stile, anche perché l'ho fatto tutto io, nel senso dalle matite agli inchiostri. Mi sono occupato io in toto della veste grafica. Poi il colorista ha anche dato chiaramente un suo enorme aiuto. In quel caso diciamo che siamo stati messi in comunicazione e quindi la cosa ha funzionato anche per quello. A livello tecnico comunque sono cose simili, nel senso che se c'è una sceneggiatura ti dovrai approcciare sia con una tavola in cui c'è il deserto totale, sia con una tavola in cui c'è magari devi studiare tutta una città di goblin o di nani o di tutto il resto delle creature fantastiche. Quindi è complicato allo stesso modo. C'è di te dell'immagine tua in realtà inserita nel fumetto di Simone nelle stesse tavole che era. Bah, non credo, cioè credo non tanto, nel senso, cioè, no, non c'è quasi niente di me. No, non c'è, non ci sono io. Ormai, ecco, ho superato quella fase in cui cercavo di disegnare, reinterpretando un Simone che avrebbe voluto essere un'altra persona. No, quello magari si fa da ragazzini, ecco. No, adesso cerco di distaccarmi totalmente e di trovare più ispirazione possibile guardando, osservando, immaginando a chi potrei attribuire un determinato ruolo, per esempio, nel cinema. Chi mi piacerebbe interpretasse, che so, Spider-Man, o comunque a chi vedo, a chi attribuisco Spider-Man come attore, e quindi cerco di prendere da lui delle movenze, però anche là è tutto molto relativo in realtà. Nel mondo giapponese, se dovessi disegnare qualche anime, come ti approcceresti sul fatto di realizzare questi tipi di... Anche perché il mondo giapponese è un pochettino più particolare rispetto all'americano. C'è un discosto tanto enorme tra il giapponese e l'americano di stile. Allora, come per l'americano, scusami, come per l'italiano, lo stile giapponese è talmente lontano dal mio che no, non mi ci vedo proprio a disegnarlo, anche se devo dire ci sono molte più influenze orientali nel mio genere, nel mio disegno, che italiane, devo dire. Però, insomma, ormai l'anime si sta integrando tanto con l'anime, scusami, il manga si sta integrando tanto con lo stile americano. Fumetto giapponese, gli stili o comunque le influenze credo che si stiano integrando particolarmente con quelle americane o francesi o spagnole. Ormai non c'è più un genere che sia soltanto quello. Almeno dal mio punto di vista,
Noi abbiamo talmente tanta roba da poter guardare su internet, in rete, che il disegnatore inevitabilmente si lascia influenzare da quello che più gli piace. E quindi stiamo diventando un bel mashup di stili. Il mio stile, appunto, si miscela molto con quello giapponese, nonostante io non abbia mai disegnato manga o comunque non sia una cosa alla quale aspiro, anche perché è un lavoro totalmente diverso dal disegnatore occidentale. Le tempistiche sono differenti, il linguaggio è totalmente differente, quindi è una cosa che non conosco, non sarei in grado di disegnare. Ma a livello tecnico, a livello pratico, sì, attingo molto dalla cultura giapponese, ultimamente soprattutto. Quanto è importante avere una tavola? A volte si vedono questi fumetti, queste tavole, dove ci sono tanti dialoghi, tante immagini. Sembra prendere non direi un guazzabuglio, però un'immagine carica di disegno che quando si va a leggere si dà fastidio. È preferibile avere un'immagine, una tavola pulita, cioè dove i dettagli sono fatti ma non eccessivamente caricati, oppure. Questo caso, come tanti fumetti anime hanno questo disegno un pochettino contrattropieno, quella pagina pienissima. Allora, tecnicamente un fumetto dovrebbe avere sia tavole molto dettagliate, molto cariche di disegni, ma anche altre in cui dai respiro al lettore. Fare delle tavole estremamente dettagliate, almeno dal mio punto di vista, tutto quello che dico io è frutto di mio processo creativo, ecco, quindi non è un dogma che va seguito. Però a me piacciono tanto le tavole molto dettagliate, ma mi piace anche quando c'è uno spazio per rifiatare un po'. E quindi quando non c'è troppo dettaglio, quando le inquadrature sono molto ampie e si lascia tanto spazio magari al paesaggio, quello ti serve per rilassare anche lo sguardo. Ed è quindi importante riuscire a saper bilanciare entrambe le cose. Il casino è il totale, è la calma. Il caos è la calma. Se si riesce a padroneggiare entrambe le realtà, allora hai fatto un buon lavoro. E tu lavori sicuramente molto in digitale, visto che comunque i tempi sono ormai brevi, ma l'utilizzo del cartaceo ancora persiste oppure ormai si sta declinando questo mondo del cartaceo? In realtà io vorrei, sto iniziando a pensare che quello del cartaceo sarà rivalutato successivamente, cioè siamo in un periodo in cui tantissimi disegnatori utilizzano il digitale. In primo io lavoro prevalentemente in digitale e tanti altri stanno abbandonando poco a poco l'utilizzo della carta. Ecco, nel momento in cui quei pochi disegnatori sapranno utilizzare entrambe le piattaforme, che possono essere appunto il digitale e la carta, allora secondo me quello farà la differenza. Cioè, si rivaluterà, ci sarà un interesse molto maggiore anche nei confronti di chi disegna in tradizionale rispetto a chi disegna in digitale. Questo è quello che penso, anche perché stiamo entrando pure nel periodo dell'intelligenza artificiale, non so se ne hai sentito parlare. Adesso ci sono dei programmi che ti tirano fuori delle illustrazioni, delle immagini che sono, devo dire, sconvolgenti a livello tecnico, a livello pratico. Ancora hanno de delle insomma, si vede che non è fatto da un essere umano, però ti riesce a tirare fuori semplicemente con dei comandi vocali delle illustrazioni che io non mi sognerei mai di fare.
Ripeto, secondo me la carta sarà la nuova frontiera un domani dell'illustrazione, perché si sta tendendo a sottovalutarla. E invece no, lo dico anche perché sto iniziando a lavorare in tradizionale, sto facendo molte più commission, ma soprattutto sto iniziando a pensare di fare degli interi albi a fumetti in tradizionale, però col supporto sempre del digitale. In che senso? Magari parte del processo del lavoro lo inizio in digitale e poi quando c'è da inchiostrare, da rifinire, posso lavorare in tradizionale in modo da avere questo prodotto fisico tra le mani che è sicuramente molto più gradevole ed è anche molto più, ha un sapore totalmente differente dal file che mandi in digitale. Cioè avere il cartaceo del tuo prodotto è un'altra cosa. Il rapporto tuo con i videogiochi, ma soprattutto il disegnatore in un videogioco, secondo te quanto può essere utile, soprattutto per chi poi realizza un gioco, perché partono sempre da un'idea, come il fumetto, in generale, quanto può essere utile l'apporto di un colorista e di un disegnatore? Nel videogioco? Nel Sì. videogioco è indispensabile anche lì, perché, ma come nel cinema, si ha la tendenza a pensare che l'illustratore o il disegnatore di fumetti, per il grande pubblico, non, mi è capitato appunto di parlare con gente del mio mestiere. E pensano che il mio mestiere si limiti soltanto al raccontare la storia tramite fumetti. No, in realtà alla base di qualunque prodotto che abbia a che fare con una veste grafica c'è dietro un disegnatore. Poi ci sono gli sviluppatori, tutto il team di cui non conosco effettivamente il lavoro. Però il disegnatore, il character design, il concept artist, quello è indispensabile. Dietro a un film di Star Wars, per esempio, ne abbiamo già parlato. Ok, George Lucas non è che aveva in mente il personaggio, o meglio, magari l'aveva in mente, però non era mai quel personaggio che poi è stato disegnato da un illustratore per poi tirare fuori i vari Darth Vader, oppure Chewbacca e compagnia bella. Quindi è necessario l'utilizzo, è necessaria la figura dell'illustratore. Il colorista, anche in quel caso, è indispensabile, però là si parla di produzioni differenti, nel senso che sono convinto che il disegnatore e il colorista o sono la stessa persona o comunque hanno molto più possibilità di comunicare l'uno con l'altro. Ti piacerebbe fare qualche personaggio per videogiochi? Sì, infatti quello che sto facendo adesso è cercare di poco a poco, timidamente, approcciarmi anche a quel settore di là, quello dei concept art, quello dei videogiochi, dei character design, perché è un mondo che ancora non conosco molto bene, ma insomma sono convinto che abbia tantissimo da offrirmi. E io nel mio piccolo sto cercando poco a poco di imparare anche questo nuovo linguaggio che ancora non padroneggio in maniera estremamente agile. Luca, ci andrai? No, a Lucca non andrò quest'anno, ho fatto tante fiere, sono stato invitato pure in Algeria ad aprile, non sono mai stato, quindi penso ci andrò. Però devo anche lavorare nel frattempo. Purtroppo quest'anno Lucca salterà perché vorrei arrivare l'anno prossimo, magari con qualche altro progetto un po' più concreto, in mano. Quindi quest'anno va bene così. Una curiosità, ma le fiere ultimamente si stanno perdendo un pochino il fatto che nascono fumetti, ma poi in realtà si dimenticano il mondo del fumetto. A volte si ha troppo accesso al film, alla presentazione di
di action figure di... e poi il fumettista o il disegnatore viene messo un po' marginale alla tutta la manifestazione. Proprio ieri con un mio amico che tra l'altro è la voce di Naruto, di Sheldon Cooper, Leonardo Graziano, parlavamo di questo, del fatto che adesso il fumetto, i fumettisti, secondo me, stanno diventando l'ultima ruota del carro, cioè viene data molta più importanza, che poi il termine importanza non mi piace, però viene data molta più risonanza allo YouTuber, al content creator, al TikToker, perché loro fanno visualizzazioni, fanno sicuramente molta più ciccia a livello di casino alle fiere, e molto meno al disegnatore di fumetti. Questa cosa, e quindi mi dà un po' fastidio che venga associata alla fiera X, il termine comics. Cioè, non la chiamare, che so, via Vicolo, sto sparando un nome a caso, Vicolo Vattela Pesca Comics, chiamalo fiera del pop, fiera del... e ci infili anche il fumetto. Ma se chiami qualcosa con l'appellativo di comics, io pretendo da utente che sia... Alla base si parli di fumetto, comunque che ci sia molto sul fumetto, invece ormai si sta deviando verso altre realtà, però fa parte della vita, ci sta. Bene, io intanto ti ringrazio, noi ti ringraziamo per essere stato ospite di questa interessante puntata. E ci fai i saluti finali intanto? Vi ringrazio, grazie per l'ospitalità e insomma sono qui, spero che ci si potrà incontrare in qualche occasione anche di presenza a qualche fiera del fumetto e grazie a tutti gli ascoltatori, tutti gli utenti che vedranno questa intervista. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro.